Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò uno dei possibili metodi per scegliere le partite di tennis sulla quale scommettere. Questo metodo servirà a darci un aiuto per identificare i test a testa delle partite di tennis, se potranno terminare con il segno 1 o con il segno 2. Ma iniziamo con il nostro esempio pratico per capire come procedere con la scelta delle partite. Per prima cosa andiamo su Oggi, Tennis, spuntiamo tutte le partite di tennis e procediamo, andiamo avanti. Scegliamo un qualsiasi torneo e andiamo in statistiche. Il mio consiglio per procedere con la scelta delle partite è quello di analizzare il ranking ATP. Ma che cos'è il ranking ATP? Iniziamo con una breve descrizione. Il 23 agosto del 1973 nasce ufficialmente il ranking ATP, che è il sistema che permette di stilare la graduatoria di tutti i tennisti, prendendo parte agli eventi ATP, Challenger e Future, che hanno guadagnato almeno un punto nei tornei disputati. L'ATP ranking viene stilato sui risultati ottenuti nelle ultime 52 settimane. I punti ottenuti in un torneo hanno validità per quel determinato lasso di tempo, al termine del quale vengono scartati ed eventualmente sostituiti dai nuovi punti guadagnati. In pratica, quello che vi suggerisco di fare non è altro che confrontare il ranking ATP, ma soprattutto i punti che hanno totalizzato. Il ranking ATP lo visualizziamo qua. Questo è il ranking ATP del primo tennista e questo è il ranking ATP del secondo. Ma la cosa più importante, appunto, è quello dei punti. Il consiglio che posso darvi è quello di prendere in considerazione le partite dove il tennista favorito ha totalizzato almeno il doppio dei punti rispetto all'avversario. Tutte le altre partite vi suggerisco di scartarle. Qui abbiamo che il tennista di casa ha 138 punti, mentre l'altro tennista ha 272. È meno del doppio, dunque anche se fra i due tennisti ci sono 100 posizioni di differenza, questa partita l'andrei a scartare. Dunque la scarto e vado avanti. Oh, scegliamo questo. Vediamo, andiamo in statistiche. Allora, qui abbiamo che il tennista numero 1 è posizionato al 328 posto nel ranking e il tennista numero 2 è posizionato al 243 posto. Come differenza di punti, qui abbiamo che il tennista di casa ha 87 punti, mentre il tennista ospite ha 189. Dunque arrotondiamo, facciamo 90 per 2, sono 180. Abbiamo che qui la differenza è più del doppio. Io metterei un bel 2 a questa partita di tennis, che è questa qua, che quota tra l'altro a 1,50, è una buona quota. Allora, proviamo con quest'altro. Andiamo in statistiche. Vediamo, allora, il tennista numero 1 è posizionato alla posizione 256,
mentre il tennista numero 2 posizione 94. Come differenza di punti, qui abbiamo 180 punti per 2 sono 360. Mentre il tennista numero 2 c'ha 599, praticamente c'ha 600 punti. Dunque questa qua, siccome ha un punteggio superiore al doppio rispetto ai punti del giocatore numero 1, io andrei a selezionare questa partita, metterei un bel 2 anche qua. Che quota, tra l'altro, anche bene a 1,75. Quello che voglio proporvi è il seguente. In pratica, una volta selezionato le mie due partite, vado a cliccare su sistema e mi gioco queste due partite in singola. E visto che la giocata minima di una scommessa è di 2 euro, io partirei proprio da 2 euro giocando 1 euro per colonna per un totale di 2 euro. Poi potete voi decidere con quale somma iniziare in base alle vostre tasche. Ma entriamo meglio nei dettagli. Andiamo su questa pagina di calcolo dove ho riportato delle quote ipotetiche. A 1,50 io vado a giocare 1 euro in singola, dunque 1 euro su una partita, 1 euro sull'altra. Nel caso io vinco tutte e due le partite, prenderò 1,50 euro e 1,50 euro per un totale di 3 euro. Dunque praticamente incasserò 3 euro e ne ho giocati 2. Alla fine vado a guadagnare 1 euro. Vi suggerisco come quota minima di non scendere sotto a 1,35, altrimenti facendo i calcoli per il recupero non andremo a trovarci. Se è superiore a 1,35 va bene. Mettiamo il caso, vado a perdere una partita delle due, io a una incasserò 1,50, all'altra niente, dunque praticamente alla fine vincerò 1,50 euro. Ne ho giocati due, andrò a perdere 50 centesimi. Io di questi 50 centesimi per recuperare non andrò a fare altro che giocare altre due partite di tennis e per recuperare i 50 centesimi che sto perdendo farò questo semplice calcolo. Quello che perdo per 2. Dunque 50 centesimi per 2 fa 1 euro. Io giocherò due partite di tennis da 1 euro in singola. Dunque 1 euro e 1 euro. E nel caso in cui le prendo tutte e due, io guadagnerò 1 euro. Stavo perdendo 50 centesimi, andrò in guadagno di 50 centesimi. Se nel caso in cui io le vado a perdere tutte e due queste partite, dunque ho giocato 2 euro e ho perso 2 euro, andrò a dividere la somma che sto perdendo 2 euro diviso 2 e mi farò due recuperi distinti. Praticamente io devo recuperare 1 euro e 1 euro e mi farò praticamente questi due recuperi distinti. 1 euro per 2 sono 2 euro, mi farò due giocate da 2 euro. Nel caso in cui io le prendo tutte e due, incasserò 6 euro, 4 euro che ho giocato, dunque guadagnerò 2 euro. Meno 1 euro che sto perdendo, alla fine andrò in guadagno di 1 euro. Stessa cosa qua, se le prendo tutte e due, giocherò 4, incasserò 6 euro, dunque 6 euro meno 4 saranno 2 euro, meno 1 euro che stavo perdendo, andrò in guadagno di 1 euro. Se una di queste due partite la vado a perdere, praticamente succederà questo. Gioco 4, incasso 3. Perdo 1 euro, 1 euro più 1 euro che sto perdendo sono 2 euro. Farò un recupero su di 2 euro. Farò un recupero di 2 euro. Praticamente giocherò due partite, 2 euro per 2 sono 4 euro. Giocherò due partite da 4 euro e così via. Fino a quando non andrò a fare un recupero completo vincendo tutte e due le partite che ho giocato.
bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace o condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!